erano web spettatori, tanti banchetti sparsi in tutta Italia per la raccolta firme sui 4 quesiti referendari contro la buona scuola. Oggi siamo a San Giuliano Milanese presso l'Istituto Comprensivo Montessori. Il bilancio finora è molto positivo e fa ben sperare di raggiungere le 500.000 firme. Molti cittadini di San Giuliano Milanese si sono mostrati sensibili a tale iniziativa, poiché sono contrari alla riforma della cosiddetta buona scuola voluta da Renzi e Giannini, che affida poteri quasi assoluti ai presidi, sottraendoli alla partecipazione degli ordini collegiali formati da insegnanti, genitori e studenti. Con l'applicazione della legge 107/2015, fra l'altro, non verrà più garantita agli studenti continuità didattica, in quanto gli insegnanti non avranno più la titolarità nella scuola ma all'interno di un territorio. Per la Gilda, quindi, firmare significa dare un chiaro segnale di protesta nei confronti delle politiche adottate dal governo Renzi. Ricordiamo che tutti i maggiorenni possono venire a firmare nei vari punti di raccolta. Irene Anastasi, Gilda TV, San Giuliano Milanese. Grazie mille, signora. Grazie. 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 Graz